Pelle opaca? Disidratata? Dopo un'estate calda e torrida, allora impariamo a ridarle luminosità, a nutrirla con dei prodotti assolutamente naturali che possiamo addirittura preparare da noi, con le nostre manine. Ma come si fa? Ce lo spiega Lucia Cuffaro. Bentornata Lucia, insegnante presso l'Università del Saper Fare, promossa dal Movimento per la Decrescita Felice. Perfetto. Voilà. Allora Lucia, vediamo subito come ridare luminosità al viso, magari con uno scrub. Sì, iniziamo con due prodotti che troviamo facilmente nella nostra dispensa, che sono il miele, che è un prodotto molto idratante per la nostra pelle, e il classico semolino degli gnocchi alla romana. Eh sì, sì, semolino. Sì, allora il semolino ha questa proprietà di avere dei granuli, come vedi, che sono molto delicati, tondeggianti e regolari, in modo tale che per l'azione dello scrub sul viso risultano comunque efficaci e delicati. Ne prendiamo due cucchiai e prendiamo poi quattro cucchiai invece di miele e semplicemente emulsioniamo questo scrub naturale. Come sai, per uno scrub ci vuole sempre un prodotto che sia idratante e un prodotto che sia esfoliante per togliere tutte le cellule morte che magari va bene abbiamo. Qualsiasi tipo di miele, l'importante è morbido. Ah, ecco, vedi. Miele d'acacia, oppure va benissimo anche quello di mille fiori, castagno, l'importante è che sia morbido. Emulsioniamo e poi dobbiamo semplicemente applicare su un viso molto pulito. Non è che si mangia, no? Ma non ti dirò, non è neanche cattivo, però insomma, possiamo cucinare qualcosa di meglio. E va applicato quindi su un viso che sia comunque lavato, perfettamente anche idratato, diciamo. Ho capito. E va bene per tutti i tipi di pelle, quindi non c'è problema. Allora, va assolutamente bene, sia per quelle delicate, ma anche per quelle degli uomini. In quel caso va massaggiato un po' più energicamente sulla fronte, anche sugli zigomi. E poi, per poterla applicare, esistono tre metodi. Ok, noi spieghiamo in particolar modo quello che ci viene dalle nostre nonne, ovvero il rimedio del vapore, dei vapori al viso. In questo caso abbiamo fatto bollire una pentola con delle erbe aromatiche di stagione. Abbiamo messo della lavanda, che risulta molto delicata per il viso, del rosmarino, che è purificante. Si trovano facilmente queste erbette, non è che c'è qualcosa di segreto, di difficile da le trovare. Prendiamo, no, anche essiccate vanno bene, ma le prendiamo anche da un giardino. Perfetto. Sono abbastanza la salvia, il timo. Con un asciugamano semplicemente poniamo il viso sopra la nostra pentola, copriamo con un asciugamano. Fai una prova? No? Faccio una prova? No, okay. No. Tipo cappuccetto rosso nascosto. Esatto. Faccio una prova. Quindi mentre inaliamo, quindi fa bene anche per i polmoni, per respirare bene, per aprire i bronchi, massaggiamo delicatamente per circa 10 minuti il nostro scrub. Ti assicuro che dopo 10 minuti avrai la pelle di un bambino, rosea, morbida, guarda, è proprio un prodotto eccezionale. Va bene anche per il contorno occhi? No. Nella parte più degli... Mai, il contorno, possiamo metterlo sulla pelle del collo, ma non su quella degli occhi. E come facciamo allora? Siamo attenti, basta, siamo semplicemente attenti. Dopodiché lo conserviamo in un barattolo di vetro, va bene anche per alcuni mesi. Va benissimo, allora già che ci siamo io affronto subito l'argomento, visto che i miei dubbi sulla raccolta differenziata sono sempre tanti, di errori ne faccio a bizzeffe. Il barattolo del vetro va giustamente nel vetro, nel bidoncino del vetro. Ma una cosa che non facciamo mai è quella di rimuovere l'etichetta, che è di carta e quindi ovviamente non va nel vetro. Questo perché? Perché le colle industriali sono molto appiccicose, sono difficili da rimuovere. Per pigrizia o gettiamo nell'indifferenziato oppure in quello del vetro. Una tecnica molto veloce per poterla rimuovere l'acqua è quella. L'acqua calda. L'acqua calda, però ti dico, l'acqua calda sulle colle industriali purtroppo non li fa molto. Sbaglio anche in questa cosa. No, fai bene, però ti può aiutare con la classica paglietta da cucina. Questa perché? Che semplicemente in questo modo, vedi, rimuove proprio velocemente la nostra nostra etichetta. È vero, molto molto e così dobbiamo evitare di fare l'immersione, tenere, scollare piano piano. Dopodiché adesso non lo facciamo tutto perché sennò rimosso tutto quanto possiamo metterlo nel barattolino dedicato al vetro. Esatto. E così abbiamo fatto una cosa giusta. Continuiamo però sempre con
la nostra pelle, adesso impariamo a usare un tonico. Mm-hmm. Sì, perché durante l'estate può capitare che la nostra pelle si macchi, questo perché il sole, come sappiamo, non è più quello di una volta e tende un pochino a far venire delle macchiette sulla fronte, sul contorno. Sulle guance, una due, una di qua e una di là, simmetriche. In questo caso facciamo un tonico che è facilissimo da fare ed è semplicemente a base di acqua distillata, la classica che utilizziamo per stirare ad esempio. Ne prendiamo un bicchiere, prendiamo poi un limone. Il limone ha le proprietà astringenti, purificanti ma anche schiarenti, infatti lo utilizziamo spesso anche per come detersivo naturale per i piatti. In questo caso ne spremiamo circa la metà di questo limone all'interno di un bicchiere di acqua e aggiungiamo poi della camomilla. Ah, due cucchiai di camomilla, perché è calmante e possiamo rendere il prodotto un po' più delicato, quindi due cucchiai in questo modo, perfetto. Dopodiché dobbiamo semplicemente travasare all'interno di un vasetto. Sì, l'importante è che sia scuro, perché ogni prodotto naturale al sole comunque tende ad invecchiare più velocemente. Invece noi lo mettiamo nel classico bottiglietta da succo di frutta, da olio, lo travasiamo. Non buttiamo proprio via niente con te. Mai, Lucia. Mai. Ricicliamo sempre tutto. Con le amiche ci litighiamo sempre barattolini, la guerra chi ha il barattolino più bello ogni volta che si tratta di riciclare. Ok, in questo modo possiamo poi stenderlo o sul viso o sul collo o anche sulle mani, semplicemente con un batuffolino di cotone. Quindi, come vedi, anche le mani tendono a fare quelle classiche macchiettine. Certo. E così andiamo a difenderci. Per quanto riguarda invece il resto del corpo, è più difficile. Il resto del corpo lo dobbiamo idratare. Aspetta che abbiamo anche un mezzo limone. Sì. Questo mezzo limone non lo gettiamo via. Assolutamente no. Lo trasformiamo in un toccasana per le unghie, post-estate. Perché? Perché le unghie, almeno a me d'estate, mi si sfaldano e si ingialliscono perché metto lo smalto scuro, sai, ai piedi, alle mani, perché è un po' più fashion. Semplicemente passiamo le unghie all'interno di questo limone, quindi sulla parte della buccia va bene anche veramente che è completamente consumato. In questo modo andiamo a rinvigorirle, schiarirle, evitare che si spezzino. Adesso sembra che io lo dico apposta, ma da quando ho scoperto questo trucco io ho sempre avuto le unghie piccole, invece in realtà adesso ce l'ho lunghe. E lo provo subito anch'io dopo. Ecco, forse. No. Cos'hai da dire sulle mie mani? Assolutamente nulla. Va benissimo. Ok. Allora, adesso come mi chiedevi, continuiamo con il corpo. Allora, il corpo utilizziamo un detergente che in realtà conoscono in pochi, ovvero la farina d'avena. Avena. La farina d'avena è ottima per detergere sia le mani che il corpo, soprattutto per le persone che hanno delle allergie. In questo caso mettiamo tre bei cucchiai. L'ideale è o setacciarlo oppure passarlo un pochino al tritatutto, in modo tale che non sia comunque troppo aggressiva con la nostra pelle. Mm-hmm. E già da sola ha un potere detergente. Aggiungiamo anche qualche chiodo di garofano. Adesso non mancano mai nelle tue ricette. Sempre, perché hanno il potere conservante, quindi comunque è sempre buono. Adesso con un po' più di tempo ce le andiamo un pochino a sbriciolare e lo mettiamo all'interno della nostra farina per poterla conservare anche un po' più a lungo, in modo tale che anche se facciamo un dosaggio più ampio si mantiene. Aggiungiamo infine un cucchiaio di olio di mandorla. Ma dai! Eh sì, allora io qua adesso prenderei un po' di tempo per testare. Io avrei pensato di usare soltanto l'olio di mandorla, invece in questa maniera abbiamo un effetto detergente ma anche idratante sotto la doccia, quindi si massaggia su tutto il corpo. E ti posso anche dire che assolutamente, se possiamo, sostituiamo completamente le creme per il corpo idratanti con l'olio di mandorla, perché contiene vitamine, sali. Ma sai sali. Cos'è che c'è? È che l'olio poi alla fine rischia di macchiare i vestiti, allora tante volte evitiamo di usarlo proprio per questo. Hai ragione, ma in questo caso basta stenderlo sulla pelle umida, mai secca, in modo tale che si assorbe più velocemente, e poi tamponare con un asciugamano per rimuovere l'eccesso. Dopodiché camicettina di seta, di cotone. E l'effetto dell'olio non lo perdiamo, perché intanto viene assorbito dalla nostra pelle. Ok, Luci, allora ricapitoliamo: tutto l'occorrente necessario, scrub al miele per illuminare il nostro viso. Cosa serve? 4 cucchiai di miele, 2 cucchiai di semolino, un barattolo, pentola, acqua, erbe aromatiche di stagione. La pentola e l'acqua per fare i vapori acquei, mm-hmm, che aprono bene tutti i pori. Per il tonico astringente e schiarente invece l'occorrente succo di metà limone, biologico possibilmente, un bicchiere di acqua distillata, 2 cucchiai di infuso di camomilla e sempre una bottiglietta di vetro, magari quella riciclata che ci hai mostrato anche tu.
Poi, invece, per il detergente idratante corpo, 3 cucchiai di farina d'avena polverizzata, 1 cucchiaino di olio di mandorla e chiodi di garofano. Grazie a Lucia Cuffaro per questi ottimi consigli. Proverò anch'io a casa, a strozziare un po'. Ciao, buona giornata.